Una scianura e cuca camicetta, rigi non t'as per dire che era bella. Se pecora te fai, lo puoi mangiare, o presto tardo chi stumenti. Da cui ho imparato e che per me è stato un grande maestro. Quando negli anni 70 ci si incontrava a Roma, per la prima volta in Italia, a ragionare su quello che sarà poi un'espressione molto usata, il volontariato. Con un signor Giovanni Nervo, con Giuseppe Pasini, Luciano Tavazza, il nostro grande, per me è stato un grande, Don Italo Calabrò. Per me è stato un maestro che mi ha accompagnato per tanti anni, che mi ha fatto conoscere e amare questa terra. Una terra che vide mio padre, 14enne, immigrare per questioni di lavoro col fratello più grande e lavorò per diverso tempo a Pizzo Calabro. Ebbene, il nostro Italo Calabrò nel 1990, di fronte di fatti gravi che voi ben ricorderete avvenuti a Reggio, lascerà un'intervista a un quotidiano italiano con queste parole. Quello che ci troviamo di fronte, purtroppo, non è un semplice fenomeno criminale, ma una vera e propria cultura. E prosegue in questa intervista: la mafia con i suoi modelli è riuscita a far presa su una minoranza consistente della società calabrese. La stragrande maggioranza dei cittadini è onesta, ma non riesce a contrapporre una sua cultura di vita a questa cultura di morte. Una sorta di assuefazione contro la quale bisogna reagire. Parto proprio da Don Italo Calabrò, maestro, soprattutto un uomo di Dio capace di saldare la terra con il cielo. È stato vicario generale di questa diocesi, non solo, ma si è inventato di tutto, ma proprio di tutto, per andare incontro alle persone più deboli e più fragili. Anch'io sono felice di questo momento di condivisione. Reggio libera Reggio. Reggio può essere liberata solo dai reggini, può essere liberata dalle persone che in questa città, e ce ne sono tante, che in questi anni hanno dimostrato con la positività, con l'impegno, con la generosità che è possibile. E per me è una grande gioia, guardate, questo cammino che è durato più di un anno e mezzo, un anno poi in modo più consistente. Ma come è nato questo cammino? È nato da un grido molto semplice e molto vero. È nato dal grido di familiari delle vittime. Ci hanno chiesto se si poteva allargare questa rete di Libera, che è una rete che così è un punto di riferimento per tanti, a tanti altri, tante altre espressioni ci sono con la stessa forza, con lo stesso valore. E allora si è cominciato a riflettere, a cogliere questo grido, questo bisogno di mettere insieme forze e energie, già in un cammino educativo, già in una sfida culturale, già in un impegno per la confisca dei beni alla criminalità e l'uso sociale di questi beni. Non a caso che a Reggio Calabria anni fa è stata fatta la giornata dell'amore dell'impegno, e qualcuno ricorderà che allora c'era il ministro degli interni Napoletano, il capo dello Stato. Non potremo mai dimenticare la giornata con migliaia e migliaia di persone da ogni parte d'Italia a Polistena. Tutto il lavoro che si sta portando avanti con tante associazioni e tanti gruppi. Libera non è un'associazione, è un coordinamento di tante realtà così diverse, con storie e percorsi diversi. Questa è la ricchezza. È noi, non è l'io, non è opera di navigatori solitari. C'è bisogno di mettere insieme forze, intelligenze, competenze, passione. C'è bisogno di concretezza, di meno parole e di più fatti, forse di meno convegni che si fanno in Italia tutti i giorni. Alcuni sono importanti, sono sintesi importanti, ma c'è bisogno di tanta concretezza, coerenza, continuità soprattutto. Reggio Libera Reggio nasce quindi da questo grido, da questa richiesta, da questo
chiedere già un coordinamento di realtà, di riflettere. La Reggio Libera Legge, come è stato detto, non vuole essere un'associazione anti-racket che sarà costruita, devono realizzarla, ma avranno certamente gli amici imprenditori, ci auguriamo sempre sempre di più, e soprattutto abbiamo delle stupende esperienze nel nostro paese a cui noi siamo fortemente riconoscenti. Ieri i 20 anni proprio del FAI, quella storia di quel commerciante di scarpe di Capo d'Orlando che si inventò con un prete, il dottorino Licata, quello che è la grande storia che voi conoscete, a cui quest'Italia deve stima e riconoscenza. Tano Grasso è stato il maestro e il protagonista, e con lui tanti tanti altri che sono andati dietro al commerciante di scarpe. E voi sapete che speranza, la sua radice vuol dire pes, vuol dire piede. Fu dato speranza, perché speranza vuol dire pes, vuol dire piede. Abbiamo bisogno di piedi per camminare insieme, per costruire insieme. Quindi ci auguriamo su quell'esperienza, su quel bagaglio, che qui presto possa nascere un'associazione. Questa è la realtà che vuole la sua proposta culturale, vuole portare il suo contributo di riflessione, vuole essere di sostegno di cittadini, di associazioni, di gruppi, alle persone, alle vittime, ma vuole fare soprattutto e spendersi per la proposta culturale forte. Un'altra riconoscenza va per l'esperienza meravigliosa di quei ragazzi di Rio Pizzo a Palermo. Ricordate quella freschezza e quel modo di mandare dei segnali. E quindi c'è un'Italia che ha dei suoi fermenti, c'è una Calabria che ha tante belle cose positive. E anche qui a Reggio, queste 58 realtà che si sono messe insieme, così diverse, questa è la forza di togliersi delle etichette per costruirne una insieme, la libertà non ha pizzo, Reggio libera Reggio, l'umiltà di lavorare insieme costa sempre, ma è quella che vince, sapete, è quella che noi abbiamo toccato con mano in questi anni, con Libera in tutta Italia, e ora voi sapete che Libera è in 30 nazioni europee, perché la criminalità e le mafie si globalizzano, si è globalizzato il ruolo di università, di mondo di scuola, di associazioni, di gruppi in tutta Europa. Abbiamo visto questo fermento, questa passione, questa voglia, desiderio di concretizzare, di dare continuità e coerenza mettendosi insieme. È noi che vince. Ma la grande riflessione, voi la sapete, ha una parola sola. La grande è quella parola libertà. Libera nasce con quell'esigenza profonda. La libertà non ha pizzo. La libertà. Io credo che si possa dire che la più grande umiliazione della persona umana è la privazione di libertà. Io ho un fremito nel dire questo, perché poco fa ho incontrato alcune persone che libere non sono in questa città.